Nato a Firenze, terzo di tre fratelli, si diploma come pittore all'Istituto Statale d'Arte di Firenze nel 1986. Compare nel film Magnifica Presenza, di Ferzan Özpetek, nel ruolo di Ennio, e poi nel film, e musical Riccardo, va all'inferno, di Roberta Torre, nel piccolo ruolo del dottore. Ha quindi inventato il personaggio femminile in travesti di Drusilla Foer, con il quale ha raggiunto la celebrità. Della sua vita si è detto tanto, il personaggio interpretato, la condivisione di un grande amore con il marito ma anche il profondo percorso prima di arrivare alla fama, esplosa veramente in tutta Italia. I fan sono tantissimi. Basta pensare al sold out ottenuto in tutti i teatri italiani e alle manifestazioni di stima. Drusilla è l'alter ego di Gianluca Gori che interpreta questo personaggio in modo veramente straordinario. Attore di Firenze, 56 anni, ha svolto molti ruoli nella sua carriera passando dal teatro alla regia, sempre in maniera superlativa. Dopo il diploma in pittura all'Istituto d'Arte ha una prima parte nel film Magnifica Presenza, dove interpreta Ennio. Poi in Riccardo va all'inferno. Solo dopo nasce il suo personaggio femminile in travesti di Drusilla Foer, che oggi lo ha reso famoso in tutta Italia. Viene lanciato su YouTube quindi è figlio della modernità, un'intervista, e poi l'apparizione in TV. Seguono ospitate e successi. Il teatro, e ovviamente la presenza al Festival di Sanremo. Secondo la sua descrizione il suo personaggio è una nobildonna, icona di stile, e omosessuale, nata in un'epoca non definita a Siena, cresciuta a Cuba. All'attivo si contano quindi serie TV, video musicali, spettacoli, e anche tanti premi. Sposata due volte, la prima con un ex pugile texano da cui ha divorziato, e la seconda, dopo il suo trasferimento a Bruxelles, con un industriale belga. Non ha mai rivelato di avere figli, e se ne deduce che non ne abbia, nonostante ci sia uno splendido legame con la sua famiglia. Dopo aver vissuto in Belgio è tornata in Italia, scegliendo comunque di mantenere il cognome del marito. Abita a Firenze dove, come raccontato, vive con la governante Ornella.